E signori, siamo in onda, siamo tornati e questo è l'undicesimo episodio dei Tre Alberi, dove i nostri eroi chissà cosa combineranno, chissà se moriranno e soprattutto chissà se il mondo salveranno. Ce l'ho fatta! È una cosa certa. Dai e Cifo! Sinceramente di salvare il mondo ne dubito. Sunny, ho un problema, non riesco ad accedere a Watch Together. Grazie, prego, ciao. Fai come me, non lo fai, altrimenti esplode il computer. Per ora ci sono soltanto... Sunny, il titolo della live. Come il titolo della live? L'ho cambiato? No. Io non lo vedo. Come no? È Twitch che è scemo. È Twitch che è scemo, io ho detto schiacciato fine almeno tre volte. Ora sì, molto spesso. Mi vuoi dire che adesso ora è cambiato, ora si è aggiornato. Okay. Oh, allora, sì. Mi sa che però la categoria non me l'ha cambiata. Perché non me l'ha cambiata? Allora basta. Animation, sì, comics, art, il trono del muro è stato creato. Oh, no. Oggi e niente. Sì, sì. Ok, perfetto. In generale le cose se... ogni maledettissima volta ogni maledetto lunedì su due. Ogni maledetto lunedì, signori. Prima di tutto, signor Vendetta, lei per caso ci sente? Spero di sì, guarda. Bene, Vendetta, faccia il riassunto delle puntate precedenti. No, prego. No, com'era? Nelle puntate nelle prece prima. Nelle puntate prece previously. Oggi sono in compagnia di una kitsune. Mannaggia Milord, mannaggia. Non lo faccio. Chi cazzo ha mandato mannaggia Milord, mannaggia. Anna! Anna! Io t'ammazzo, Anna. Sono due persone che possono essere, ok? Una è Anna e l'altra è Mawera. No, ma io mannaggia, Milord, mannaggia, lo dico io. Io se, bene. Se succede, mando il Godzilla. È vero. Godzilla. Da quando è comparso in questo canale che manda sempre Godzilla. Godzilla Firefly, no. A quanto pare questa cosa di Twitch la devo ovviare al problema, perché OBS è scemo, forse. E devo andare sulla dashboard d'autore, modificare. Ecco, la categoria non me l'ha proprio. Ecco, infatti qui me la dà. Ci sia un problema stasera. Cosa? Vendetta ha scritto. Mi fa fatica a scrivere. Ottimo, proprio di prima, ottimo. Era legato. Ottimo veramente, raga. Credo che sia per il riassunto, cioè per scrivere il riassunto. Probabilmente per il riassunto. Ricordiamoci il bellissimo Snake Eye. No, niente, non ricordiamolo, dai, sono quattro Benny apposta, Dio. Sto bene, signori. La settimana scorsa. Prego, signor Capra Zampadura, ci narri mentre io accarezzo la mia cattune. Allora, abbiamo fatto conoscenza. Allora, siamo usciti da Root dopo avergli messo la pulce nell'orecchio di cose, di bombe e armi molto pericolose. Abbiamo fatto conoscenza di Richard, soprattutto io e Crispino, che ci siamo infilati sotto la sua macchina e abbiamo fatto delle figure di merda molto di dimensioni colossali. Poi Arawan fa le sue chiamate, siamo finiti alla rete affamato, sì, si dovrebbe chiamare così, la locanda, sì, dei miei due figli, e ci siamo chiusi nella stanza di Umbris, dove lui era molto nudo a parlare di cose. Altra cosa molto, molto fondamentale, abbiamo scoperto che... Widos dorme in un posto in fondo al mare dove non batte mai il sole, e
le nostre opzioni sono tre, che però sono diventate due perché Silver Pit è troppo in superficie, quindi il sole ci batte e basta, fine. Ho detto tutto? Sì, dovrei aver detto tutto. Bravo! Bravo! Ma è mancato di dire che una volta che vi siete lasciati finale. Giusto? Ci siamo lasciati con una fata che ci sta provando a gesti con Caino e Caino che non capisce. O forse sì. Lo scoprirete. Ed è proprio qui con 46% di fotogrammi persi. Grazie. Minchia. Che noi torniamo. No, ma si sta abbassando. Poco per volta si abbassa. Okay. Poi controllo se magari Steam. No, Steam non c'è perché. Cioè, faccio. Sono brava a tenere bene le cose. Che ne so, Snaz lo mando via, che è quello del countdown. Ok. Per ora c'è solamente lo stretto necessario. Va bene, adesso siamo scesi a 42% di fotogrammi persi. Va bene. Sta bassa. Grande miglioramento, da 46. Grandissimo 42. Miglioramento, esatto. Ma circa metà live sarà 0%. Si spera. Forse. Si spera. È sempre così da me. È sempre così. Ma andiamo avanti. Ed è proprio qui, il 21 settembre 2023, ore 9 più o meno, che voi vi ritrovate ancora nella camera di Umbris con questa fata che continua a gesticolare di fronte a Caino. E Caino, l'ultima volta, cioè tu provando a capire che cosa questa fatina ti stesse dicendo, perché tu la lingua delle fate la conosci un pochettino, la sai comprendere, per te ti sta dicendo semplicemente: ti vuoi mette co io? Questo è il risultato, sì, di uno Snake Eye. Questo il primo Snake Eye che faccio. Per fortuna in una scena non troppo importante. Se finisci a sparare. In realtà lei era Widows, ti stava minacciando di morte e ora moriamo tutti. Fine della campagna. Poteva essere una tragedia. Ma invece... ricordiamoci anche che c'era una certa capra che stava usando nel frattempo anche Capra Translate. No, non l'avevi detto. Devo ancora lo deve ancora fare. Lo devo ancora fare. E non è così convinto di volerlo fare. No, io voglio farlo perché vedo Caino un po' in difficoltà. Hai presente il trono del rumore, no? Quello non dice F4 basito, stessa cosa. Sì, esatto. La fatina continua a gesticolare. Posso castare Satyr Translate Master? Vada, casti pure. Nel mentre che tu tiri, io vado avanti, io la ruolo un minimo. Benny. No, mi spiace, sono occupato. Ti ho fatto un'altra domanda. E la fatina, di fronte al tuo sono già occupato, continua a fare... Pesta i piedi. La vedi proprio con le guanciotte che si gonfiano. Lui ha fatto 9 nel frattempo. Sì. Lui ha fatto 9 e... Dopo un Benny, però. Ho usato un Benny e ho fatto... 9. Con un Benny Io provo a ritirare la lingua in ogni caso, quindi... Lui tradurrà tutto, però io ci provo uguale, perché non lo so. Vai, ritira. E ce la fece, signori! Ce la fece! Ma andiamo subito a modificare cose. E si pareggia Calypso. Dai. Ancora. Ormai più. Le soddisfazioni della vita. Ah, yes. Calypso, tanto lui è irraggiungibile. Quindi, il potere... Snake Eye, anzi, Chin... Quel potere che ha utilizzato Silvius. Ah, intanto una... Penso... Allora, non è lettura del pensiero, comprensione del linguaggio, mi pare. O si chiamasse, sì, perché... Sì, con due incrementi. Allora. Aspetta. Anche addirittura ha capito dall'accento del sottolinguaggio come si chiama l'azienda. Mi fai fare il mio cazzo di lavoro?
Ma teoricamente sarà un suo incantesimo, se lo può ricordare Leo. Spera. Sì, lo può, ma lo posso anche leggere. Allora, come si, come si chiama precisamente sul manuale? Perché voglio essere sicura che non abbia cose particolari in più, visto che hai fatto dei... No, no. Conosce anche i dialetti, comprende anche i dialetti, se ricordo bene. Aspetta, ora lo ritrovo perché il mio computer non sta collaborando. Lettura del pensiero... Ok, qui... Comprende. Ah, è comprendere lingua? No. Sì. Aspetta, no. O parlare lingua. Sono del guerriero. Ho ragione, ma non lo vedo nell'elenco. Perché non lo vedo nell'elenco? Sì. Ah, parlare linguaggio. Ok, parlare dovrebbe linguaggio. Essere. Non comprensione, ma parlare linguaggio. Ah, parlare linguaggio. Ok. Vediamo. Con incremento il bersaglio in grado di comprendere utilizzi. Madonna. Ok. Yes. Visto che ha tirato prima Silvius, okay. Parto da Silvius. Ok. Silvius, casti il tuo incantesimo e il tuo piccolo pack. Questa volta non è che ti sussurra qualcosa all'orecchio, semplicemente ti entra nel timpano. C'hai un leggero pruritino, però non appena il fischio all'orecchio ti passa, tu praticamente la senti parlare in... Tu riesci a capire tutto quello che sta dicendo la fatina, ma capisci anche l'accento e anche tutte quante le parole strette, come tipo fra, quando magari lei dice un fra, e allora tu capisci che cosa significa, perché cosa è un diminutivo. Mm. Capisci tutto, capisci anche che è sicuramente irlandese. Silvio, Caino. Vedete, fa questa, è canon che Silvio proprio, che Silvio sa proprio un oh, non ancora. Oh, proprio sbuffa. No. Sbuffa. Oh no, un'altra volta. Caino, tu invece ci metti un pochettino di buona volontà, perché l'hai vista che è stata abbastanza dispedita, che continua a fare lo stesso identico movimento con le mani. Ci riprovi e stavolta hai capito che hai proprio sbagliato tutto. Ti sei concentrato soltanto sul movimento delle mani e non hai proprio ascoltato mezzo tintinnio che ha provato a farti. E con questo quello che sentite dire alla fatina è questo. Non ti sto chiedendo di uscire con me, stupido pennuto. Ti sto dicendo che quello che è successo alla regina Titania è che si sono lasciati. Ok, questo lo sapevamo. Hanno litigato pure. Ma non si sono semplicemente lasciati. È proprio... Le ha spezzato il cuore. E glielo dico. E immagino che loro mi sentano... Realmente? Tintinnare. Cioè, io come gli rispondo? Tu, se provi a parlare, lei, tu praticamente sentite che Silvius apre la bocca, ma escono fuori tintinni. Ok. Proprio sembra una campanella di quelle. Che fastidio. Le campanelle che ci sono al collo delle capre. Sì. Più o meno. Invece di una ce ne stanno due, mi spiace per chi non capisce niente, perché... gli esploderà la testa. Dun dun dun. Cerco di parlare in inglese e dico agli altri, sta dicendo una cosa che credo sapevamo già, ovvero che Titania è... qui lo dico in campanellese, parli di Titania e Oberon, giusto? Beh, sì.
fai a parlare la mia lingua? Magia. Letteralmente magia. Oh! Ok, torna a guardare Caino. Quindi, allora, quello che devi sapere è che Oberon è un grande stronzo. Mm-hmm. Può darsi. Va bene, grazie per l'informazione. Questo come ci aiuta? Informazioni utili? Ci ha detto tutto quello che ha detto la Patina? No, ancora no, e infatti stavo per dire... Ha detto che Titania e Oberon si sono lasciati, che Oberon è un grande stronzo. Perché, e qui sempre in fatese, perché stai dicendo che Oberon è un grande stronzo? Cioè, perché? Com'è andata la dinamica? Se lo sai. Ovvio che lo so! Sono più vecchia di te! Sto qui da almeno 1000 anni io! Allora, gentilmente, Titania, è successo la tradita. Non ha fatto lei. Loro cercavano di avere dei figli da quando si sono incontrati, e lui invece, dopo qualche secolo, se ne va a cercare delle umane. Goccia di sudore freddissima. Proprio freddissima. Umane? Aspetta. Sì, andava a cercare qualsiasi mortale che gli capitasse a tiro. Io qui continuo, cioè tutto quello che sta dicendo lo traduco anche in comune. Ma questo non è illegale. Non è illegale tra i fatati, però fa molto male. Arwan in quel momento ha tipo un'illuminazione un attimo, poi dice: che gran figlio di puttana. Beh, che lui ovviamente... E ovviamente Titania, quando ha scoperto tutto quanto, l'ha menato. Si è arrabbiata. E cosa ha fatto? Beh, all'inizio ci ha detto che ci avrebbe solamente parlato. Poi però lui ha cominciato a dire che secondo... lui, lei era sterile. E allora... molti dicono che gli abbia prima rotto un braccio e poi l'abbia buttato nel mare. Oh, merda. Gli abbia morso un braccio? No, gli ha rotto un braccio. Gli ha rotto un braccio, ok. Ma è successo questa cosa? Allora... in che anno siamo? 2023. Non tengo molto il conto. 2023. Ma te lo dirò io, intorno al 1300, vero? Come fai a saperlo? Allora. Sono informazioni che abbiamo scoperto questa mattina qui da un altro fatato in città. E comunque, tutti quanti siamo stati parecchio scioccati del fatto di sentire che Oberon la tradisse. Sembravano così innamorati e lui la trattava sempre benissimo. Silvius è... se ne vorrebbe andarsene, lasciare tutti lì. Sta facendo dell'autocontrollo incredibile, perché si sente, anche se non c'entra un cazzo, però preso si in causa. Molto esposto e preso in causa, quindi è lì che si sta inflando le unghie dentro il polpaccio. Sì. Io me la sto ridendo tantissimo sotto i baffi. E il loro rapporto adesso tra loro due, stanno ancora litigando? Da quel che ne so, non si parlano. E Titania ha detto che i membri della sua corte devono starsene ben lontani dall'Irlanda. Irlanda? Sì? Non era in Romania. Oberon. In Romania sta Oberon. Titania sta in Irlanda? Sì? I membri della corte di Oberon. D'altronde è sempre stata di Titania l'Irlanda. Oberon è venuto dopo.
Ok, sì, Sunny, intendevi la corte di Oberon deve stare lontano dall'Irlanda, giusto? Sì. Ok. Anche Oberon. La corte... Sì, vabbè, io avevo Oberon, capito la corte generale, Oberon. Quindi tutta la corte reale. Sì, di Titania, lontano da Titania. Quindi tu sei molto di Titania, ma poco di quello che è successo a, a Oberon. Beh, se volete... sapere qualcosa di più di Oberon, di solito bisogna trovare una fata Ansidi. Una fata? Una fata Ansidi. Una... Mi fai fare un tiro, Master? Sì, anche perché? Esatto. Ma avete la mezza fata. Avete letteralmente... Tu sei finto. Sì, ma devo studiare per saperle le cose. Ragazzi, sapete cosa di preciso? Fatemi un tiro di conoscenze comuni o occulto, se volete sapere, se volete cioè, se volete sapere, se sapete che cos'è una fata Ansidi. Devo farti il tiro per il meme o Arval lo sa? No. Allora, Sunny domanda. Che fallo per il meme. Io. Ho fatto Snake High. Bene, ho fatto Snake High. Come cazzo è possibile? No, ma io ho visto... Come? Ok, io non successo ciò. È Calypso Sunny. Che ha fatto 7, ma... Or the memes! Ah, cioè... 21, minchia! Sì, vabbè. Minchia! Cioè, manco per il meme! Però, che dire, però, ora non volevo chiedere se potevo tirare, ma non tiro, faccio ma prima. Anzi, bisogno, no, però... chiedo lo stesso, Sunny, se questa fatta qua è legata all'acqua, sì o no? No. Allora, quanto hai fatto tu? Appunto, ve lo chiedo apposta, okay. Perché se è legata dall'acqua posso fare il tiro anch'io, se non è legata all'acqua non faccio il tiro. Tira. Ok. Comunque, Sunny, il 7 che ha fatto Calypso è lore. 7, appunto. Anche, ha fatto anche un per il 7. No, ma Sunny sa a cosa è legato il potere del gossip. Numero magico. Vabbè. Bene, conoscenze comuni. Silvius ha fatto uno Snake Eye. Crespino non ha fatto un successo. Caino no, ha fatto un successo. Uno sì. Arwan, vita, morte, miracoli. Eppure il caffè e il manamazza caffè. E infine, Lord Umbris ha fatto un onestissimo 7. Un successo. Allora, voi che avete fatto un successo, sapete, immediatamente capite che sì, vi ha detto Ansidi, ma non è una fata Ansidi che è una razza. È proprio le fate Ansidi sono le fate della corte degli Ansidi, quindi della corte di Titania. Signor Arwan, delle fate Ansidi, lei sa, sono comprese le Dulalla, qualsiasi fata che divora esseri umani, o qualsiasi creatura che in qualche modo tra le proprie leggende comprende un qualche piccolo... qualche piccolo scherzetto un po' troppo sanguinario nei confronti degli esseri umani, tipo i berretti rossi. Ah yes. Tipo i changeling, quelli che buttano i changeling dentro. Quindi praticamente vi serve soltanto trovare una fata che decisamente è pericolosissima per qualsiasi mortale. Io glielo spiego e poi... E io non conto. La fatina... lancio una risatina. Che... Caino, tu e... Silvius capite. È ovvio che tu non comprendi. Tu sei un ragazzino. E anche piuttosto... annacquato. Lo dico in fatese.
Mi sentite scampanellare. Sempre infatese, tu mi piaci. Tu non piaci a me, non va, non sono un tipo che no, va dietro le capre. No, intendevo non quel piacere, intendevo proprio come modo di esporti, anche se non ti ha capito. Però io conosco te di fama e devi stare lontano dalle mie sottane. È un po' troppo piccola per... C'è una differenza in taglia che è almeno così. Lo dici? Lo dice ad alta voce, Calypso. Lo dice ad alta voce. Arwan è uscito. Io credo che non la sa che parte. Io non so quello che stanno dicendo, quindi... Appunto. Era un mio commento personale. Ti sta svolazzando a gambe incrociate davanti con anche le braccia incrociate. Penso. E niente, ci ha lasciato. Oh no. E niente, ci ha lasciato questa parte. Oddio. Tra l'altro, qualcuno faccia lo screen. Qualcuno screen per tutti. Bellissimo, basta. È bellissimo. Poi lo tagli e me lo mandi. Lui. Certo. Sì. Ci siamo riusciti, signori. È lui. Prima o poi capiterà a tutti. Dai, capiterà a tutti quanti. Ho avuto un momento di mega lag, scusa. Ce ne siamo accorti. No, siamo accorti esploso, e abbiamo scrinnato il momento. Sì. La faccia perfetta per uno stickers. Comunque appunto stavo dicendo... Dai, so io. Stavo dicendo... Ti mando a penso che la persona che tu conosca di fama sia in qualche modo morta. E gli faccio virgolette. Aspetta, domanda. Tu conosci di fama sia morta chi? E tu mi hai allora, se ho capito bene, perché nel momento di lag lei ha detto io ti conosco di fama, penso a me. Ah, ok. E devi stare lontano. A se stesso. E devi stare lontano da da quelle come me. Se ho capito il senso del discorso. Quindi io gli faccio, appunto, penso che la persona che tu credi di conoscere sia morta già da un po'. Ok. Oh, beh. La vedi chiaramente a disagio e si gira di nuovo verso Caino. Quindi, che altro posso dirti? Allora, io qui proprio rimango così a pensare per 2 secondi. Però a me di altre domande non me ne vengono, quindi semplicemente mi rivolgo agli altri. Voi avete qualcosa da chiedere? Beh, tipo, dove possiamo trovarle queste fate? Potrebbe essere una domanda utile. E chiedigli, beh... Posso chiedere cosa... Anche cosa c'entrano i vampiri in a Londra con... con Titania. Beh, anche loro sono entrate a far parte degli Ansili. Ma questo mezzo fatato non sa proprio niente. Sai molto allora della corte? Beh, vengo da lì. Ma come mai sei qui allora? Beh, sono in vacanza. Ci tornerà, ragazzi. Noi non dovremmo parlare con Titania? Ah, io no. Non faccio parte delle ancelle della regina. Non posso farvi parlare ma con lei. Ma puoi... Però vivere una buona parola per noi. Esatto. E faccio un sorriso, tipo, il più innocente possibile. Fatemi un persuasione. Ma è una prova difficile. Allora, le armi di Arwan. Pistole. Soldi, l'arma di Calypso, un sorriso a 58 denti probabilmente, esatto, e occhioni da gatto e una rana. Se Titania ha un momento difficile noi vogliamo aiutare. Occhiolini. Provo a usare un Benny, vediamo se mi va meglio. Posso supportare? Gioca no, tutti bene. Me la collo. Ho fatto ok. 8.
Buona fortuna, Sandy. Sì. Ora 12. Uh-huh, certo. Non ha funzionato. Mi dispiace, non ha funzionato, Anna. Ci ho provato. E dovrei per tornare a casa così presto dalla mia vacanza. Mi mancano ancora 50 anni. Basta una lettera. 50 anni? Basta una lettera con la tua firma e... Se Titania ha dei problemi, noi possiamo aiutare. Siamo qui per questo. Non è vero, probabilmente. La regina ha bisogno di una lettera scritta troppo in grande. Lei non ha la mia taglia. No, non se ne parla. La scriviamo noi? E poi te firmi e basta. C'è gente con di taglia grande. E faccio... Vi guarda male. Scrive benissimo poi. Ha una scrittura. Calypso scrive bene, eh. Allora. Oh, vedi? E la vedete che sparisce in un... Fa semplicemente questo... E sparisce in un puff di glitter. Ma che venuto a fare e se, allora? E se io volessi usare Dispel? Oddio! Ti vieta. Prego. Tipo, no. Prego! No, ti no. Va bene! Fallo, non c'è problema. Sto prendendo il manuale ad una determinata pagina. Sono pronta. Guarda che bello. E niente. La pagina cazzia Maria è questa. Sì. E io sarò qua che mi custerò tutto quanto. Sono in due. Vai, fallo. Cosa stai vivendo? Stavo scherzando, Sandy. Stavo scherzando. Vuoi fare Dispel, cazzo. No, falla divertire, Sandy. Su, fallo. Va bene. Sparita. Volete, è sparita nel nulla. Ma chi era? Non si è neanche presente. Ha detto il nome? No. Ma no. Anche quello. Non le avete chiesto, caffoni. Nemmeno lei ce l'ha chiesto. Ma lei non è che sa fare la principessa. E poi quella è entrata senza nessuno che gli avesse detto. Vero, si è aggrappata ai miei capelli. Anzi, alle mie piume si è aggrappata. Esatto, quindi sì. Chi è il cappone lei al massimo? Quindi da denunzia è lei. Denunzia, querela. Non mi stupirebbe che sia entrata solo per un bacio da mangiare, però questa è un'altra storia. Milena? Milena dov'è? Milena è lì che vi stava guardando mentre si mangiucchiava un pochettino di... Okay. Cioè, la vedete che si sta mangiando un cetriolo, un pezzo di cetriolo come dei criceti, mentre vi guarda con gli occhi così... Anni, ho una domanda. C'è ancora del cibo? No. Guarda, sopra o sotto? No, merda. No. Sopra o sotto? Sopra. C'è del cibo. Okay. Però okay, una buona parte è sparito. Mi prendo cosciotto. Assassino. Vedi, vai. Stessa cosa, essenzialmente. Prendo anche da mangiare. Milena, okay. Deve arrivare un altro vassoio. Non soffiare le persone. Ok. Quindi in breve siamo da capo a 12. Detto delle tue parti? Sì. Ah, ok. È un tipico, siamo da punto a capo. È un tipico detto greco, Crespino. Facciamo così, siamo da punto a capo. Così capiamo tutto. Bene, quindi dobbiamo solo andare a New York. Ottimo. Solo? Dobbiamo andare a New York, poi in Inghilterra, poi a San Salvador, poi a... In Cina. No, ragazzi. In Cina? In Cina si sta andando a Gat direttamente. A posto. Ok, almeno quella ce la siamo tolti. Allora Ruth non avrà più rivali in mercato. Comunque scarsa rimane, se non sa fare quello che ha fatto... Allora, mi aprite? No, vado a aprire. Apro la porta. Sì, vado.
alla porta. Game, non c'entra niente. Vai. Silvius, alzati un pochino perché sei proprio davanti sì, all'immagine. Sì. Ti stai io amalgamando con il ritratto di Silvius. Scusate, sto diventando il personaggio. Mi sto squagliando, quindi sto letteralmente ti stai squagliando. Sto facendo Stan proprio, mi sto No, sto guardando te, non farlo, sto guardando nessuno te. Nessuno si azzardi. Sì, lo faccio su, ho capito e lo farò subito solo per non farti il cazzo, brutta merda. Ma andiamo, bene, andiamo avanti. Ok, sulla soglia, se Caino apre la porta, c'è Zack con un altro vassoio. Seconda portata... Grazie. Immagino che nel momento che ci abbia messo noi per girarci ad andare ad aprire, la prima è già finita. Cosa? No. Allora. Ah, che cacchio. Va bene che è un pozzo senza fondo, ma anche lei ha bisogno del suo tempo. Insomma, sta mangiando un pezzo di cetriolo come un criceto, vuol dire che un pochettino è sazia adesso, eh? Cioè. Secondo te. Ma comunque non sparare per te. Usa dispel sullo stomaco. Ma cosa? Ma basta questo dispel. Ok, qui abbiamo un pochettino di costolette, un pochettino di crostacei. Sono la nostra specialità. E si ferma a guardare Silvius. Fammi il piacere di non parlare più a Zoe, almeno per il resto della serata. Poggia i vassoi. Ho ancora... Aspetta, ho ancora il fatese acceso. Sì. Il traduttore acceso. Sì. Dico in linguaggio delle fate, manco ci volevo venire qui. Quindi credo mi senta solo Caino. Però. Ok, il rumore che ti esce. Questo. Il rumore che ti esce è tipo quello di un campanaccio, appunto per le capre. Lui ti guarda. Salute. Lascia perdere, è entrata una fata prima. Prendo il vassoio. Sono sicuro che abbia tante cose delle... a cui badare di sopra. Una delle fate? Strano, di solito non escono mai dal corridoio. Chi era? Ah, parlavamo di Titania. Era quella Sumi irlandese. Oppure era Lily, mi pare. Non ci ha detto una molto scortese, era una che parlava tantissimo. Allora sicuramente Lily. Ok, ora sappiamo il suo nome. Dispel. Così, dispel sulla fata. Sparisce la fata. Lily ha detto, giusto? La fata sparisce. Lily. Sì. E qui da un po'. In realtà ha una piccola stanza a misura di fata. Da quello che ha detto rimarrà qui per 50 anni. Ah, quindi, sì. Cliente abituale. Un cliente fisso. Fisso. E ormai è qui da almeno 30 anni. È lunga questa vacanza. Ha superato la metà. Beh, quelle come lei se lo possono permettere. No. Semplicemente sua sorella a quanto pare lavora a stretto contatto con la regina. Oh no. Chi è sua sorella, se te l'ha detto? Che ci servirebbe di parlare con... Non lo so. Quindi... Ma Lily di cognome fa Foggy Light. Mi dice un cazzo? Domanda, mi dice un cazzo, visto che ho... Foggy verità. Light. Foggy come fog nebbia però, cioè nebbioso. Luce nebbiosa, Foggy Light. No. Okay. Mi dice niente sto cognome, così visto che ho viaggiato. Allora, così The Bot non ti dice niente. Se può tirà? Se puoi tira, se vuoi tirare, tira. Tira. O tirate su... No, tirate solo su conoscenze comuni stavolta.
Niente occulto. Io non so che tiri perché... Infatti... Io vado. Io sto pensando se ha senso per me, ma per noi no. Un conto era sapere quali i titoli delle fate, visto che conosco la lingua, un conto è conoscerne. Ok. Qualcun altro deve tirare? Ma io provo. Oddio, mi viene in mente qualcosa c'è. Che forse potrei conoscere. Non ci provo neanche. Ma che dipende se Sunny mi può dire se posso provarci oppure no. Cioè, Chris, tu puoi farlo sicuramente. Guarda, non ci sono dei tiri che non potete fare in qualche modo. Okay. Sì, lo so, Sunny, ma io mi sono messo in paletto che le cose della superficie non le so. Quindi, il potere del gossip di Alcina me l'ha detto oppure no? Vai. Tira. Ok, qualcosina comune da sai. Tira. Tira. Qualche gossipino ce l'avrai. Anni, domanda. Nei libri che aveva Tu sei chi? Posso aver letto qualcosa sulle fate? O sulle loro... Sì. Come si fanno chiamare, su come... Sì, sì. Allora, posso provare a farlo anche io sto tiro. Sempre sì, io vi ho detto che potete farlo tutti. Poi se volete decidere che non lo fate, non lo fate, ma... Di base. Escamotage narrativo, cioè. Ok. Proprio vabbè, così ci sta un successino piccolino piccolino su entrambi i dadi, ma lo successino proprio piccolino vale comunque come sì, ho letto, probabilmente ho letto qualcosina, ma allora giusto perché non è molto accurato quello che ho letto, probabilmente o non te lo ricordi visto il personaggio, più probabile che non sia molto accurato. Bene, chi ha fatto 4? Chi ha fatto 4? Chi ha fatto più tutti di 4? Tranne... Tutti tranne Crispino hanno fatto un successo. No, io no, non l'ho fatto. Allora, tutti quanti tirato, quelli che hanno fatto 4, voi sapete per certo che sì, se una fata ha stretto a contatto con la regina Titania, quasi sicuramente fa parte delle, cioè forse Lily è in qualche modo imparentata con una delle ancelle della regina, boh, chi lo sa, però solitamente Titania è famosa per attorniarsi da fate, in parte perché a detta di Alcina Umbris sono, essendo che non possono parlare la lingua, altre lingue al di fuori della loro, sono più discrete. Invece, Crispino, caro Crispino, tu c'hai un flash. Perché tua madre lo diceva sempre, figlio mio, tu non devi trovarti una folletta, tu ti devi trovare una del club delle favorite, della regina Titania. Che sono le più importanti ancelle, porca miseria. C'è quella bellissima, la stragnocca di Lila Foggy Light, che è la più importante. Lo diceva sempre. Lila Foggy Light. Lila. Oh mio Dio. Abbiamo beccato la sorella. Abbiamo beccato la sorella così para. Sì, che bello. Ragazzi. Io mi devo sposare sua sorella. Ragazzi, dobbiamo conoscerla. Fermi tutti. Me l'ha raccomandata mia mamma. Ma tu non ti puoi nemmeno quanti anni? Scusami, figliolo, quanti anni hai? Perché io te ne do 10. Quanto basta? Io che pensavo che la puttana fosse la capra. No. No, te l'ho detto, non sono più. È un bambino, vi prego. È presente i matrimoni raccomandati? Penso che sia una roba del genere. Sì, però lei lo sa. Non ancora, ma presto. Questo è anche peggio di quello che fa la capra. No, volevo solo dirvi che è una importante, molto importante. C'entra con la corte, è una di quelle club delle esclusive. Ce l'ha appena detto. Abbiamo un nome ora. No. Si chiama Lila e me la sposerò. Bravo, bravo ragazzo, così ti voglio. Convinzione. E se non ci sta,
E se ora che Cristina ha qualcosa da fare, no, aspetta, non così tanto. Zach vi sta guardando e lentamente, avete presente Homer Simpson che indietreggia e finisce e esce da... Aspetta un attimo, Zach. Dispel. Aspetta un secondo. Sì? No, a posto di dispel gli mollo $100 per la cena. Grazie. Ve lo offrivo io. È vero, l'aveva detto. Però no, prendili come magari mancia. Oh beh, ci pagherò la psicanalisi a Zoe. Vedi? Tante grazie, papà. Papà? Ce l'aveva con Silvia. Sì, infatti, sì. Infatti, prima che vada via... prima che vada via, in satirese, perché so anche cazzi mia, ha detto in maniera molto pacata, gli dico, beh, non so cosa ti abbia detto, ma è vero. Se gli ho detto cose traumatizzanti è perché potrebbero succedere veramente. Non mi interessa un cazzo. Si gira e sbatte la porta. E prima che sbatta la porta, gli dico sempre in satirese, dovrebbe interessarti, visto che fra meno di cioè che fra circa 2 settimane il mondo finirà. E quando lui se ne va, aspetto. Lo dici veramente? Sì. Glielo dico veramente. E ricordiamo okay, che noi in tutto questo abbiamo sentito beh. Ok, fatemi un percezione. Ok, questa me la voglio sentire. Me lo voglio fare un percezione. And somebody dice. Me ne frega qualcosa. Ma tutti lo dobbiamo fare percezione? Oh. Sì, io lo voglio fare. Sì. Okay. Oh, finalmente. Io lo ritiro pure, però dopo faccio tirare voi. Un successo. Successo va bene. Chi ha fatto un allora, velocemente, chi ha fatto un successo alzi la mano. Io. Devo ritirare. Ok. Io voglio provare con un Benny. No, Caino. Ok, no. Fatto. Meglio prima. No. 7. Sono salito. Allora, chi ha fatto un successo, non chi ha fatto un successo o più, chi ha fatto solo un successo, alzi la mano. Io credo di aver fatto solo un successo, sì. Che cazzo è Discord? Ok, chi non ha fatto successi? Chi ha fatto più di un successi? Cioè più di un successo, scusa. Ah, più di uno, ok. Ok. Crispino, tu sai che sta prendendo la rincorsa, perché senti il rumore degli zoccoli. Ti devi spostare. Ti devi spostare velocemente dalla traiettoria della porta. Chi sta andando? La porta. Contro la porta, proprio. Senti il rumore degli zoccoli. Urlo fortissimo. Io mi tuffo via dalla porta. Stessa cosa. Venite in acqua, col vassoio dai. In mano. Prendo il vassoio al volo e poi via. Allora, ok, fatemi tutti un tiro di atletica. Fatemi tutti un tiro di atletica. O agilità. O agilità. Aspetta, se io sono in acqua, mi immergo la testa in acqua, sono a posto. Va bene. Scusate, vorrei descrivere 2 secondi la scena. Umbris va sott'acqua, Calypso da una parte, Caino dall'altra, Arwan vola in alto. Dentro l'altro. Atletica, vai. Let's go. Quanto fu? Ah, un successo ce l'ho. Un successo anch'io, meno male. Ho sprecato l'ultimo. No, devo fare anch'io atletica. Successo. Devo farla anch'io atletica oppure faccio pluff e basta. Beh, te basta che ti metti. Vediamo se ti sei messo abbastanza. Tu fai atletica, fai agilità. No, fai agilità, non atletica. Fai agilità. Agilità, mi piace di più. Ok. Uno c'è. Ma ci ammazza tutti. Ti muore. Ok. Con la testa. Ha fatto 12 successi ora. Io lo dico, mi metto a protezione degli altri. Ora se finisce così la campagna sarebbe bellissimo. Ti morti. Per una c'è quel momento di silenzio.
Crispino aveva sentito prima un momento di silenzio, come se, Zack si fosse fermato davanti alla porta. Poi suoni di zoccoli allontanarsi e subito dopo suoni di zoccoli riavvicinarsi. Vi siete tutti quanti riparati all'improvviso. Crispino vi ha avvisato in tempo. E appena in tempo per Umbris per immergersi oltre gli occhi, vedete tutti quanti la porta di legno massiccio della stanza di Umbris rompersi in tanti pezzi e Zack con le corna davanti. Sanni, faccio riduci tratto su Zack. No, fammi finire. Credo tu lo debba vedere, è apparso adesso ed è già troppo tardi. Che si proietta attraverso la porta tra schegge e pezzi volanti per finire direttamente in petto a Silvius. Déjà vu. Silvius, ti senti decisamente, ti segni un'altra ferita. Un'altra ferita? Sì. Ok. E sei in questo momento prono con Zack che ti tiene la maglietta con una mano. Che cazzo stai dicendo? Il mondo sta per finire? Così sembra. Che lingua lo sta dicendo? La sta dicendo in comune. Ragazzi, se non dico... Ah. Se, comunque loro hanno sta cosa che parlano sempre in comune. Se, vi di, se non vi dico che parlano in sa di rete... Posso... Allora, innanzitutto sono scosso, sì. Immagino di essere scosso, perché... Sì, decisamente. Fisicamente. Fuck non Benny, vorrei fare un tiro per riacchiapparmi un attimo e rispondergli a tono, perché non ho Benny da spendere, le spesi già tutti. Quando abbiamo iniziato, scusa? Ma non abbiamo iniziato nemmeno da un'ora. Sì, lo so, ma io ho almeno uno delle ferite. Usare Benny. Ma io ho almeno uno delle ferite. Quindi, cos'era il tiro per non essere spirito? No, è proprio un tiro sulla schiena. È spirito, no, spirito. Mm-hmm. È proprio un tiro di spirito. Se vuoi riprenderti da scosso. Sì, no, ma a parte sì, c'è scritto riprendersi da scosso. Tiro sulla scheda. Posso... Successo, ripreso da scosso. Successo, sì. Sì, ti sei ripreso. Ti riprendi, ti riacchiappi. C'hai quel momento di... Però, te lo focalizzi. E davanti a te ti sta guardando con ti sta ringhiando praticamente addosso. Voglio castare paura. Io mi metto a fischiare, fissandolo negli occhi, e voglio castare paura su di lui. Fallo, che ti devo dire? Sì, e se sento che inizia a fischiare casto dispel. E io prendo Zack. Cerco di tirarlo via. Ok, facciamo dispel. Vediamo se prima funziona il dispel. Sì, allora il mio funziona. Che doni avete? Che fonte di magia avete? Perché se è diverso ha un meno 2. Io... Il mio è arcano. Il mio è scienziato pazzo, scienza pazza, non mi ricordo. Aspetta. Non è bardo, scusa. No, quello... È scienza folle di base il suo. Scienza folle. Ah, ok. Beh, uso un Benny. Si attiva. E va. Ok, si attiva di spell. Vedete letteralmente Silvius che comincia a fischiettare e immediatamente... Lo schiocco di dita di Arwan che impedisce qualsiasi cosa stesse per fare. Io me lo scrollo di dosso. No, Zack ha notato questa cosa.
c'è quel momento in cui per un attimo gli era sembrato di vedere qualcosa davanti agli occhi. C'è stato un cambio nella sua percezione di quello che era la tua figura. Si riacchiappa, scuote la testa e di nuovo ti sta ringhiando addosso. La telecamera è andata, perfetto. Oh no, no. Anche lui no, no, lui è divino. Qualcuno faccia lo screenshot. Ah. Scusami. È perfetto. È così. È tipo come Gian Andrea che quando c'ha le ali. Ci sei? Adesso dovrebbe riprendersi tra un poco, si spera. Non sembra. Ottimo. Non sembra. È un po' capitato. Oggi è la serata dei problemi tecnici, signori. L'ho preso. Vabbè, l'ha preso. Ventrilo qui, io l'ho mandato qua. Fammi provare a riaprire. Anche però, quanto cazzo ha letto il mio computer? Ce l'hai fatta? No. È quella lì? È quella lì. Comunque Gin ha fatto 20 incrementi su ventriloquia, bravo Gin. Siamo tutti fieri del nostro team. Comunque, non per colpa tua, ma devono succedere casini nei momenti di pathos, sempre. Ma signori, visto che comunque ci sono problemi tecnici, io chiamerei la pausa. Adesso. Pausa. Sì, perfetto, sì. Sì, decisamente. Impazzendo. Torniamo subito, signori, non andatevene via. Ragazzi, ma ero mutata fino a mo', no?
chiedo scusa agli spettatori, è che il nostro Jin è una... tanto non vi sentono, sentono solo me, sta attualmente cercando di riavviare il computer perché non si ha mai... Va bene, un applauso a Jin. Quando il gioco si fa duro. Ma signori della chat, ditemi, da 1 a 10, quanto reputate stupida l'idea di Silvius di dire al figlio che il mondo sta per finire? Belate, signori, belate. Beh, sento beh, belate, belate. Beh, 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 posso belare. Ma io pensavo seriamente che stessi per dire, ma da 1 a 10 quanto volete vedere Brixie mutando? 10. Sì. Ma questo non l'avevano sentito, Cristo, perché l'hai dovuto portare? Yes. No. Chin. Non è yes. Stai vivendo, Umbris? Ti prego, Jin, torna da noi. Dai. Un bardino. No, cambiate il meme di Jin con l'aureola, invece che inchinatevi merda ci deve essere scritto tornerò per voi. È tipo Gesù che torna. Che
cavaliera, questo è Bombardino. Alcolico? Sì. Ovvio. Ovvio. Questo invece è 18 lune, che è l'ultimo sciottino e me lo sto gustando con piacere perché me l'ha regalato Angie. Era buono. Oh. Peccato che c'è passato mio padre e è durato molto poco. Oh, se intanto fanno la scena, tanto non serve. Ma che Jin ce la fa? Ma che è successo al suo... È che sta arrivando, fare scena, una... è fare scena, tutte le avanti le cam sono spanculizzate. Già. Ah, non ci sta comunque. No. Intanto per far vedere più o meno ai nostri spettatori in che situazioni siamo, yes, ecco cosa succede. No. Aspetta che devo prendere poi per ora, fare il padrino, va? Per ora, vedete, Anna è diventata Caino. Oh mio... Vabbè, non Caino. Siamo così storti, dai. C'è un po' di gente. Solo che... Solo che... è diventato Calypso. Silvio, sei diventato Calypso. Vediamo come siamo messi. Beh, guarda, sono un cavallo. La capra cavallo cambia poco. No? Sempre animali sono. Allora, io, Cristino e Umbra siamo a posto. Esatto. Esatto. Ma sai che si scambiano... Diventa Caino, Anna. Facci sentire. Tornerò. È tornato, è tornato, signori, è tornato, fermi, sto esplodendo, ok, perfetto, vediamo se funziona la telecamera adesso. Sanni, ma eravamo in live, l'anteprima dovrebbe funzionare. Sì. Sì. Bene, ottimo. Aspetta che devo fare signor... subito, merda, scusate. È bellissimo che poi ha detto tornerò, merda, ed è tornato. Olè. Esatto. Yeah. Eccolo. È tornato. Allora, devo rivedermi sto pezzo. Presto, ritorniamo. Ritorniamo. Poi giusto in tempo per le, cioè le 22:10. Perfetto, magnifico. È come se avessimo fatto la pausa bagno. È normale. E invece... Niente, c'ero io che stavo facendo così contro il computer. A me è che è quello che Zack ha fatto contro suo padre. Ma prima, parlando di Zack, torniamo a questa magica scena che... L'ho fatto. Silvius. Che cosa? Sì. Non fate cose mentre non... Silvius. Lui in questo momento è ancora su di me? Sì. Cioè che mi sta, che mi vuole... Aspetta, che ci siamo fermati, che doveva reagire. Ok, sì. No, aveva reagito. No. Ha scosso la testa, ti ha ringhiato e stava per dire qualcosa. Ah, ok. Sei un fottuto egoista. Non sapevi della nostra esistenza nemmeno d'altro ieri. Vieni qui. Stai... Ti preme di più la testa contro il pavimento. Non... Sai di avere dei nipoti, sai di avere dei figli adesso, e la prima cosa che ti viene in mente da dire a tua figlia è che stai per morire, e a me che il mondo sta per finire. Oh, ciao, figli miei, come state? Cosa fate nella vostra vita? Potremmo conoscerci in questi brevi istanti di vita che mi rimangono, no? Tutto quello che pensi è soltanto il fatto che vuoi la nostra pietà. Cosa vuoi? Che ti diciamo che ci dispiace che devi morire? Non ti conosciamo! Chi sei tu? Prima di pretendere che ci importi qualcosa di te, dimostra che ti importa a te di noi.
ti lascia. Io mi... non dico che mi rialzo, però comunque mi rimetto in una posizione un minimo comoda, che comunque da terra mi rimetto solo a sedere a terra, senza fare movimenti che lo possono alterare ancora di più, quindi lo faccio in maniera molto calma e blanda. Si e... sta alzando. Sorride a Umbris, o comunque dove è scomparso Umbris. Chiedo scusa per l'intrusione. Sono ricomparso su quella testa. Ho molto lavoro da sbrigare. Se avete bisogno di qualcosa, chiedete alle fate in corridoio. Non penso che... vogliate scusarmi, ma non penso di poter fare altro servizio in camera per il resto della serata. E chi sono io per morti? Fa un mezzo inchino e senza dire altro va via. Appena esce dalla porta, che io mi metto appunto perché è distrutto, mi metto davanti con le ali. Esatto, chiusa in modo tale da più o meno bloccare, così che non entri chiunque. Ok. C'è un bagno in camera? Ho il volume per farlo. È tutto un bagno. Ok, c'è un bagno privato in camera? C'è no. Un'altra no. Porta? No. Nella vasca. C'è una latrina, ma è a vista. Ho visto porte che mi sembravano dei bagni. Entrando nel locale e entrando nelle stanze. Puoi provare nella stanza in fondo al corridoio, una piccolissima porta in fondo al corridoio. Mi rialzo, sto barcollando perché comunque mi ha un po' sfondato. Proprio senza nemmeno guardarlo, cerco di chiedere, cioè faccio solo tipo permesso e costo senza... No, fare... apro io, tranquillo. Appena vedo che ti muovi verso la porta, apro io. E me ne vado in quello, nella porta in fondo a destra, quella che mi hai detto tu, insomma. Sì, entri ed è effettivamente un bagno. Cioè, come sono, oltre allo sbrego, cos'altro ho di ferite visibili, se ne ho? Hai la ferita sulla faccia e semplicemente si senti il petto che ti fa... hai fatica a respirare perché effettivamente ti ha colpito in pieno petto, ma non ti pare di avere... forse è una costola rotta. Mi sciacquo la faccia, proprio giusto per riprendermi un attimo. Oltrepasso la porta, salgo su e ho bisogno di aria fresca, quindi esco dal locale senza possibilmente interfacciarmi con i due. E come ho fatto la mattina, mi ributto a sedere vicino alla porta del locale a respirare aria pulita. Pulita poi, insomma, aria non chiusa di sottoterra. Ok, esci e poi vedete Silvius uscire senza dire una parola. Bene, ricapitolando, dobbiamo andare a New York, giusto? Sì. Ah, io preferirei prima San Salvador per motivi, ma meglio di no. Sì. Per New York non possiamo andarci sicuramente in macchina o in taxi. Quindi aereo. Anche perché col treno ci metteremo veramente troppo, non c'ho voglia.
anche se noi siamo arrivati letteralmente a New York col treno, poi siamo andati a Las Vegas, mi pare. Sì, ricordo, sì, ma c'era un uragano. Ci ha messo un giorno però per raggiungere Las Vegas in New York, ricordo. E c'era un uragano in corso, adesso dovrebbe essere passato l'armo uragano. Ci sono stati altri uragani? O no? Assolutamente no. Ok. Quindi se... a meno che non ci sia altro, mi sa che possiamo direttamente, tiro fuori il telefono, prendere il volo per domani. Oppure per andare a New York? Sì. Oppure andare, cioè, direttamente il primo tipo che parte ora, uno di quelli più vicini, tanto per New York ci arriva un volo ogni mezz'ora. Se non abbiamo nient'altro da fare qui... Direi che potenzialmente non abbiamo... Anzi, non dobbiamo avere nient'altro da fare qui. Mi giro un attimino verso la porta. Quindi verso di me. Sì. Daphne, cioè, ti ha detto nulla? Daphne mi ha detto che avrebbe già fatto controllare la zona qualche volpe, adesso che possono muoversi liberamente. Altro mi ha detto che lei non conosce il dottore, e le ho detto di cosa è successo. Abbiamo fatto una chiacchierata con la Bray. Solite cose. Senti ancora la Bray? Sì, anzi, mi sembra strano di non averlo ancora sentito ridere. Oh. Voi altri lo sentite? No. Perché ogni tanto sento lui che parla, credo, da proprio solo, ma immagino che stia parlando con... Oppure sei semplicemente... Succede. Comunque, cosa volete fare adesso? Per ora... Silvius, cosa fai intanto? Stai lì a tirare, prendere una boccata d'aria? Io in realtà sto 2 minuti lì giusto per riprendermi e poi vorrei tornare al Bellagio da Sten e narratore. Ok, quindi ti dirigi al Bellagio. Tu ti avvii, arrivi lì, davanti, il Bellagio è praticamente sempre aperto, il casino è semplicemente più luminoso, pieno di ancora più gente d'altronde, perché la sera ci sono molti più clienti umani, molti più clienti patati, però puoi notare che l'orco che guarda l'ascensore è sempre lo stesso. Ok, mi avvicino a lui. Buonasera, sono l'amico di Bonnie, dovrei parlare di nuovo con Stan, il narratore. Al momento lei è impegnata in delle missioni di ronda, sono da solo. Squadra un attimo. Niente problemi. No, devo solo chiedergli un libro che voglio solo vedere una cosa da un libro che mi hanno fatto vedere. Preme un tasto, non ti fa neanche finire di parlare. Preme un tasto e arriva l'ascensore. E ti ripete, tu entri e poco prima che si chiudano le porte ripete: niente problemi. Non preoccuparti. E vado al 7, dove mi aveva detto anche l'altra volta. Di nuovo, stavolta tu abbastanza luminoso,
te li trovi nel dominio del narratore. E inizio a chiamarlo. Oh! Narratore? Ah, strano. Mi sorprendo. Oh, ragazzo mio, ragazzo mio! E sopra di te lo vedi. Solito spettro giallo che sta guardando altre scartofie. Aspetta, ma ce l'ho i punti per utilizzarlo? Spero di sì. Comunque gli faccio appunto... Avrei bisogno del libro che ci ha fatto vedere stamattina. Vorrei leggere le sue memorie. Ho imparato a toccare oggetti e vedere cosa gli è successo negli arco della loro vita. Che palle. Ah no, pensavo molto 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 interessante. Tipo come si è bloccato di nuovo. No, si è bloccato. Molto molto interessante. L'hai imparato nel giro di... E si guarda l'orologio che ha al polso, anche quello fa parte del suo essere spettro. Nel giro di neanche 8 ore. Impressionante. No, credo di averlo scoperto, non l'ho imparato. Perché la signora Daphne mi ha aperto il chakra della magia e mi ha dato i poteri, ma non so esattamente ancora quali poteri mi abbia dato. So... Oh, i tipi di magia sono vari ed eventuali, però... è sempre stata molto brava nel aiutare gli altri ad aprire la mente. Chissà quali magie potrebbe fare con te se stessi con lei più a lungo. Ma manda le ciance e lo vedi fluttuare e atterrare di nuovo davanti a una delle scrivanie. Mentre fluttua, penso... Sì, sarebbe molto bello se non avessi avuto problemi con il suo superiore. Ma lo penso e basta, tanto se mi vuole sentire mi sente, se no vada in culo. Eccolo qui. Gradisci una bibita? Qualcosa per rinfrescarti? Stan, ragazzo mio? E di nuovo Stan si... ti si avvicina a te con una solita bibita fresca tra le mani. E tipo gli faccio 2 pattini. Grazie Stan. E appunto mi bibita in una mano l'altra sul libro, tanto non voglio leggerlo, quindi mi basta toccarlo appunto e mi metto a canticchiare di nuovo e casto di nuovo. Ok, castamelo, vediamo cosa... Aspetta, lo devo trovare perché era... non era pure ferita. Sarà questa? Ok. No. Vediamo un po'. Cosa sto vedendo? Ok, non è rosso, quindi non è un vero Snake Eye, però... Cavaliera, mi sono 2 ui. Ma non c'è la cavaliera, come fa a dartelo? Ah già, è vero. Infatti. Naja. Tu splitti il party, tu. Tu ne paghi le conseguenze. Yeah. Tu faggi la mano, canticchi, c'è ancora ma c'è qualcosa che non va. Sai di poterlo fare, ma c'è qualcos'altro che... Come se il suono che ti esce dalla bocca, che il tuo fischio sia distorto. Come se ci fosse un'interferenza. E non... La costola rotta. Sì, anche. Ma non penso solo questo. Mi vede anche un po' sofferente perché comunque appunto ho una costola rotta, quindi con la mano della bibita mi tengo un po' il fianco e mi vede fare una smorfia abbastanza dolorosa, di dolore, non è una smorfia.
No, va tutto bene. Stan, ho solo litigato con mio figlio. Passerà. Tranquillo. Vedi Stan che si gira verso il narratore, degli occhi che di Stan che diventano un pochettino più grandi, e il narratore fa: ok ragazzo mio, spostati, ci penso io. Ti si avvicina lo questo spettro giallo. Ok, alzi le braccia per cortesia, fate fare tutto a me. Non senti niente. Non senti niente, però lo vedi che ti sta tastando sulla costola. Ecco, incrinata. Non senti assolutamente niente. Okay. Però un po' la smorfia di cazzo, mi sta toccando il punto rotto, quindi ho un po' di contrazioni dovute dal riflesso, però ok. Sì. E nel punto in cui è il pensiero poi... del ricevere dolore piuttosto che il dolore. E nel punto in cui sai che sta toccando ma non lo vedi, improvvisamente senti una sensazione di fresco e poi senti all'interno del tuo corpo uno stock. Segnati una ferita in meno. Ok. Ecco qui, non c'è niente di meglio che un piccolo miracolo per risollevare l'umore del mio caro Stan. Tutto bene? Meglio? Molto meglio, ma ti giuro che è stata la cosa più spaventosa che un fantasma mi abbia fatto, perché... conosci molti fantasmi? No, infatti sei il primo e già questo dovrebbe spaventarmi, ma questa cosa che mi hai infilato delle dita nelle costole e me le hai risistemate è stata abbastanza... una cosa non capita tutti i giorni. Grazie. E di nuovo faccio due pettini a Stan perché è stato lui. Quindi... lui si prende le pattine, i pat-pat. Non capita tutti i giorni di trovare un... fantasma della mia risma, lo spero perlomeno. Ci ho messo tanto per giungere a questo stato. E qui è una domanda di regolamento. Devo aspettare un'ora perché mi si ricarichi il punto potere e riprovare? Devi fare un riposo, devi riposare. Devo riposare. Allora, ogni tot riposo se è... Se ho letto bene, da qualche parte nel regolamento dovrebbe esserci una sezione lanciare incantesimi senza punti. Lanciare incantesimi senza punti potere? Se ricordo bene, perché mi era capitato che io ho detto ma what? E me l'ero un attimo intraletto. Cioè ti dava dei malus a lanciare l'incantesimo, però se ci riuscivi, boh. Quello è più che altro. C'è la regola per lanciare un incantesimo con metà dei punti potere? Per cercare di ottimizzare in qualche modo, ma mantenere recupero potere con azioni multiple requisiti di attivazione, spendere meno punti potere. Per ogni punto potere non speso il personaggio subisce un meno 1 al tiro. Praticamente si può lanciare un incantesimo con meno punti potere, però c'è il malus al tiro. Virtualmente lanciare un senza punti potere si può fare effettivamente, però c'è il meno 1 al tiro. E il fallimento critico ha delle conseguenze che sono importanti. Tanto al mio personaggio, cioè peggio di così, non è che può andare, quindi me la potrei anche accollare. Però sarebbe un tutto per tutto, perché non ho beni. Mm.
Guarda, non ti dico quello che stavo per dire perché sicuramente ti porto sfiga, quindi decidi tu. Posso usare la metà dei punti poteri in questo caso, però ho un meno uno. Sì. Vabbè, che è praticamente il tiro di prima, perché il tiro di prima avevo due ferite e mi contava come meno due, quindi... Cioè, lì ritornerei, dovrei sculare per... Sì, me la rischio, tanto questo personaggio è sull'orlo della morte, quindi okay. Non la voglio rischiare. Anche perché penso sia abbastanza importante. Quindi anche importante. Se fosse. Detto fatto. Sette. Un successo. Sette. Hai fatto un successo? Ok, l'hai attivato. Porca puttana, non servirà un cazzo perché nell'ultimo anno probabilmente è stato sempre nello stesso posto. Merda, vabbè. Ok, sì, come Tria. Vedi chi altro l'ha consultato. Esatto. Allora, psicometria... Con un successo, il personaggio osserva gli eventi che si sono svolti entro 10 metri, non più di 5 anni prima. Aspetta, no, sono due, perché il meno uno c'è, quindi devo metterci solo un meno uno, quindi è 8, sono due successi. Ok, con invece il... Meglio un... Cioè... Sì, no, è perché gli avevo messo un meno 3. Tu di base quanti punti potere avresti utilizzato? Uno solo, quello che mi era rimasto, su due. Ok. Quindi di base non è ascoltare il passato, quindi semplicemente non ascolti né suoni né conversazioni. E visto che hai fatto un... Ok. Invece 10 anni prima, circa un minuto. Circa un minuto. Quando la visione dura... Ok. Ok, ci riprovi. Stavolta, forse per la costola rotta, che forse perché la costola rotta adesso è stata messa a posto, il suono esce fuori molto più nitido. E improvvisamente ti escono fuori due visioni. La prima è il narratore, che semplicemente lo osserva, lo sfoglia, però lo vedi che non sorride, borbotta. L'altro invece è una figura che non conosci. Un uomo con dei lunghi capelli neri tirati all'indietro, vestiti sontuosi, verdi, neri, oro. E una spilla con due corna di cervo. Sta guardando, sfogliando il libro, ma lo sta facendo con una calma e non ti sembra quello di una persona che sta cercando di decifrare qualcosa, è più la faccia di qualcuno e sta leggendo tranquillamente un libro qualsiasi. E con questo la visione si ferma. Posso avere carta e penna, per favore? Oh, certo. Oh, ma certo, ma certo. Te lo danno tranquillamente. Allora, voglio fare due cose. Uno, voglio fare un ritratto di sto tizio. Due, voglio fare un disegno su... Cioè, un disegno proprio della spilla come dettaglio. Esibirsi! Cazzo. Esibisci tu! Per disegnare esibirsi. Sì. È perché una qualsiasi forma d'arte è esibirsi. Ti prego. Di 10, okay. Ti prego. Va bene, va bene, va bene. Va bene, signori!
Silvius ce l'ha fatta! Non mi tradire. Silvius, cioè, triplo Kaioken. Sono inutile, ma quando sono utile, sono utile sul serio. Sono inutile, ma... Questa fa venire... Questa va a finire delle cheat. Sono inutile, ma quando sono utile, sono utile. Cheat. Citazioni belle, dove trovarle? Disegno bene, quasi quanto San Venis. Ma quasi, perché okay. Lei... Ok. La faccia che riesci a disegnare, vado a prenderlo. Ah, non lo posso vedere. Compare per aver previsto. È questo. Dove è su Twitch? Su Twitch? Ve lo mando a breve. Oh, anche. No, è un elfo. Riesce a fare il disegno di questa persona. Chiaramente riesce a fare anche il disegno della spilla. Molto chiaro, assolutamente. Come se fossi stato lì a guardarla per ore, quando in realtà hai avuto questa visione per neanche un secondo. Torniamo ai nostri amici in locanda. Che in realtà non hanno un granché da fare, se no decidere se partire adesso o domani. Sì, esatto. E, allora, convincetemi un attimo a prendere il biglietto anche per la capra, perché se no io lo lascerei tranquillamente qui. La capra può servirci per... L'unico sopravvissuto a un... Fino al momento, ci sarà un perché sia ancora vivo. Si è fatto pestare dalla figlia, fatto pestare dal figlio. Dal figlio. Quasi lanciato un incantesimo sul figlio, scappato via come un codardo, più e più volte. Devo ricordare a voi, devo ricordarvi a voi cosa è successo a Londra, in quel parco, bene, no? Tutta la cosa con Alabrai e... Devo andare avanti? Ho promesso a sua figlia che l'avrei ammazzato io con le mie mani. Ok, lascia le cose del nord, torna indietro e poi spaccagli la faccia. Beh, dai, avrà fatto anche un altro buone, motivo? No? Un altro motivo? Guidos. E comunque anche lui avrà ha qualche potere nuovo. Esatto. E anche lui avrà fatto cose buone, credo. Sei fascista per caso? Cristina, che si è scosso lo carro a me. Cosa c'è? C'è Apo sulla tua spalla. C'è Apo sulla tua spalla, Calypso, che dice: non ho cresciuto così, canon, mio nobile destriero. Canon. Basta rompermi. Comunque, quello che voglio dire. Non ha fatto. Sei fascista, cari, siamo tutti morti da lì. Quello che voglio dire, non ha fatto nient'altro da quando siamo qui in America che correre in giro a farci perdere tempo per le sue cazzate familiari, quando c'è qualcosa di pochino più importante in ballo. Che ne dite? Allora, ti devo dire che cosa non volevo dire prima. Probabilmente la persona che hai visto nella mia visione è il mio erede. Quindi voglio che lui venga con me per capire se è veramente lui. Perfetto, portatelo via, meglio per noi. Appunto, ma devi venire con noi a New York. E poi da New York me lo porterò in fondo al mare. Se devi comunque andare dopo a New York, non ce lo portiamo a New York. Finiamo prima, così almeno lui non va in giro a fare cose che non c'entrano un cazzo con quello che dobbiamo fare. Già ci ho provato. Beh, comunque potrebbe esserci utile con la cosa delle visioni che... e con il fatto che sbaglio aveva detto che sapeva leggere il tipo i ricordi degli oggetti. Potrebbe... Quello è il meno, Calypso.
Il vero problema è che non voglio rischiare di perdere altro tempo nel tornare indietro, potenzialmente incontrando un nuovo uragano come è successo la prima volta. Basta essere chiari su questo, no? Parlare è sempre la soluzione giusta. Quindi gli si dicono le cose come stanno e... Del tipo fai quello che diciamo noi, non fai più cazzato oppure ti sparo nelle gengive? Non in questo modo, esistono modi più gentili di dirlo. Allora, e credo che se glielo dici così... Se senti Apo così, che ti tira la... tira una ciocca. Senti Apo che ti tira una ciocca. Io guardo, sì. Piacere! Modo gentile! Vedi? Qui ha ragione. Però... Voi non avete sentito niente. Però no, io voglio... male per adesso. Sandy, porca puttana, io lo capisco, Apo. È un po' simile. Sì, puoi intuire che si è appena offerto per convincere il caprone a comportarsi bene. Simpatico d'animale. Beh, sapete cosa? Io prendo i biglietti. Ci vediamo domani mattina. Non me ne frega un cazzo se è con noi o no. Al massimo chiedo un rimborso. L'unica cosa che voglio che sappiate è che se ci gioca un altro tiro mancino come quello di oggi, oppure come andare a quel cazzo di SUV e farsi scoprire, penso che avrà problemi più grandi di io che provo a sparargli in faccia. Tipo avere la testa non più attaccata al collo. E con questo direi che con questo concludiamo la giornata del 21 settembre. Solo un'ultima cosa. Prima che Arwan se ne va, visto che non dorme qui con noi, essenzialmente, gli dico, faccio semplicemente notare a tutta quanta squadra a pozioni come siamo messi. L'audio? Ok, no. Si sente, la webcam. Ok, 1, 2, 3, prova meglio. Sì. La webcam no, ma... Almeno mi si sente? Sì. L'importante è che adesso mi ci si sente. Ok. Oggi ha un frame rate che non vuole giocare, va bene. Stavo dicendo, come siamo messi a pozioni? Io l'ho esaurita. E non credo facciano salire su... Io l'ho ancora. Io anche non ho ancora una. Ne ho ancora una anch'io, se vuoi prendila pure la mia, tanto posso cavarmela per salire in aereo. Oppure in aereo Okay. Posso portare gli animali. Un cavallo, no? Piccione? Però i piccioni, i colombi e gli uccellini in generale, credo di sì. Vuoi farti... guarda un attimo, 3 ore di viaggio nella stiva? No, possiamo tenerlo, se è abbastanza piccolo si può tenere nel vagone. Ok, possiamo provarci. Win-win situation. Tanto penso che mi facciano pagare anche di meno la prima classe se porto un animale. Classe? Andiamo in prima. No, io vado in prima. Immaginavo. No, anzi, correggo. Noi tre, e indico Caino e Milena, andiamo in prima. Aspetto, Caino. C'è Milena che è così di nuovo. Milena. Ci daranno lo champagne. Ci Milena. Ma ancora non si è abituata a questa. Che... è qui da poco. Sarà una settimana quasi. Voi andate. Diciamo che con questo ognuno va a dormire. Nel frattempo, io in realtà volevo chiedere cos'era un aereo, però va bene. Nel frattempo, Silvius. Surprise! Gli piazzo davanti il disegno del tizio. Hai idea di chi possa essere? No, perché? E questa spilla e gli faccio segno sulla spilla, appunto. Oh, quella!
effettivamente. Somiglia molto al simbolo di Cernunnos. Non è esattamente uguale, ma perché questa persona, questo è un elfo, giusto? Almeno sembra un elfo. Io l'ho, cioè, oh, beh, io ho giocato. Oh beh, il coprirecchie suggerisce e indica il coprirecchie, che comunque ha la forma. Il coprirecchie direbbe di sì. Stava leggendo questo libro e quindi penso sia il tuo predecessore. Lo stava sfogliando. No, no, lo stava leggendo. Lo stava leggendo? Lo stava. Cosa? Ok. E so leggerlo anch'io, se ti può interessare. E quello che tu sai fatto leggere? Sì, Daphne. Ragazzo mio, tu hai una lunga notte davanti a te. No. F. Ho solo bisogno di... Sven, parlare... porta il caffè! E una signorina, per favore. Ho bisogno di... Sciocchezze, sciocchezze! Sì, no. Noi saremo una compagnia più che stimolante per lei. Scusate, posso... ma devo. Soldi e puttane! No! Vai! Sì. Siamo a Las Vegas! Che cazzo! Io, tra l'altro, io non mi chiamo Sinus per niente. No, andiamo avanti. E mi dispiace dirtelo, ma qualsiasi tentativo di dire qualsiasi altra cosa andranno a vuoto. Ci posso provare perché... con Stan o il narratore? No! Stan ti guarda con il caffè e prendo, scuote la testa con proprio dispiaciutissimo. Beh, ci provo col narrato. Che se non mi ricordo, che se non mi dispiace, ti ho già detto che già qualsiasi tentativo andrà a vuoto, perché si è fissato che tu gli devi spiegare cosa c'è scritto su questo libro. Ok, glielo dirò. Mi metto lì e tutto quello che ho letto dalle appena foto, completo il riposo e dalle fu foto, sera e fu mattina. Tu ti addormenti sulla scrivania del narratore e tutti quanti voi siete finalmente giunti al 22 settembre, signori, un applauso. Che cazzo di porta sfondata. Ma nessuno ti rompe il cazzo, non ti preoccupare. No, aspetta, è canonico che Caino si sia addormentato sulla porta ali spiegate. No, ognuno di loro c'ha una stanza. No, al massimo ho preso la coperta dal letto e ci ho appiccata sopra. Sì, in modo da più o meno coprirlo. Al massimo. Oh, grazie. No, in realtà tanto ho un quantitativo di piume in mani, non mi serve. Sono abbastanza caldo per conto. Sunny, ho una domanda. Ditemi. No, io gli dico tutto quello che sapevo su quel libro, che avevo tradotto da quel libro. Lui mi può dare altre informazioni in più? Non ti dà assolutamente niente. Lui è praticamente adesso una spugna, non ti darà niente. Però al tempo stesso tutto quello che gli potrei dire sarà super concentrato, okay. Quindi mi dispiace, ma la nottata l'hai passata così. No, ma magari faceva qualche cazzo ne so, qualche commento che mi poteva servire. Assolutamente niente. Zero. In più un livello di fatica. Ascolta e scrive. Perché sto più di 24 ore che non... Esatto. Calypso, nella tua camera d'albergo, nella tua camera di taverna. Vabbè, non esageriamo. Quello è Arwen. Ti svegli con disturbata, cioè c'è qualcosa che ti tira i capelli. Guardo.
tipo... No, Calypso. No. Ah, Calypso. Non tu, avevo... Calypso. Che no, tu? Avevo capito Silvius perché ho avuto un altro momento di lag. Scusa. No. Mi giro e cerco di capire cos'è che mi tira i capelli. E di nuovo Lili. Sta lì, attaccata ai tuoi capelli, che sorride. Sbadiglio un attimo perché immagino che sia notte o comunque... E lei fa così. No, mi metto la mano davanti alla bocca. Non so, sono una signorina per bene, mi metto la mano davanti alla bocca. Ma comunque così. Quando vuoi. E chiedo, sì, cosa... c'è? La guardo perplessa. Riesce a parlare in comune? Provo a svegliare Apo perché vedere se lui almeno ci capisce qualcosa. Ecco, ti giri per guardare Apo. Apo è letteralmente lì. Sulla spalla opposta a quella dove sta Lily, con gli occhi fissi su di lei. Però un po' no, salta. Que- no, lei non si mangia. Mangia, cazzo. Non si mangia lei. Lei tranquilla. Riempie il gozzo d'aria e fa un verso. Su. E lì Lily si mette a volare e le fa le pernacchie mentre svolazza davanti ad Apo. Alzo gli occhi al cielo. Perché a me... Ok, cosa vuoi dire? Ecco, vedi la lingua partire di Apo. Metto la mano davanti alla lingua e gli faccio colpire la mia mano. Guantata, che culo. Fai agilità. Ovviamente. Se ne va a cercare però sta cretina, sì, abbastanza. Mamma mia. Allora, agilità. Olè. Ce la fai, sicura. Ce la fai. Cioè, lo sapevi benissimo. Appena hai visto Lily fare le pernacchie, sapevi che Apo non avrebbe sopportato un tale sopruso. E ti ritrovi con Apo che... ti penzola con la lingua attaccata come un ciondolino dal palmo della mano. Lo rimetto sulla spalla. Stai buono. Dopo. E due. E ti senti fortissimo nella testa. Non prometto niente. Dopo avrai un sacco di mosche se farai il bravo. Ma non saranno grandi come quelli. Non abbastanza maleducate. Beh, oggi le mosche sono molto maleducate a volte. Non come lei. Torno a guardare la fatina. Dimmi, c'è qualcosa che vuoi dirmi? Io non capisco la tua lingua, però. Ti guarda così. Fa una pernacchia e vola via. La chiappo. Per le ali. L'Apo è entrata solo per... Vai Apo, lingua. Sì, altrimenti la faccio mangiare da Apo. Non me ne frega niente. Fammi l'agilità, per cortesia. No. Se la fai mangiare da Apo, quella è sorella della... La prende. Lei stava per svolazzare. Sì, allora parti da... E ancora, oh no. Un altro scuro, perfetto. Si cerca di dimenare. Senti sto tintinnio. Apro la mano e la guardo con uno sguardo che anche lei può capire, tipo, ora mi dici cosa volevi. Cerco di leggere nella testa, almeno lì nella testa posso capire cosa vuole. A immagini. Beh, non lo so perché è chiara. La scuoto. Guarda come finisce contro un muro. Lei la scuoti, ma continua a guardarti malissimo con i due diti medi alzati.
Io comunque cerco di fare la lettura nel pensiero per capire che cazzo vuole da me sta qua adesso. Almeno con le immagini posso capirci qualcosa. Se non parla la mia lingua, al massimo vado a rompere le balle a Caino, che quantomeno ci parlava prima, credo. E a proposito di Caino, Caino, vabbè, tu non, sì, non ti sei svegliato per ora. Ok. Ma c'è una figura che ti parla da sopra una volta di nuvole. Un attimo che devo temperare la matita. È proprio lì pronto, signori, è il momento. Ok, ce l'ho. Anzi, fammela cambiare. Vai. Sono pronto, dai. Caino. Apro gli occhi. Dunque, guardo verso l'alto. Davanti a te c'è una volta di nuvole tempestose e ogni lampo che passa questa volta grigia è come se rischiarasse, come se evidenziasse il fatto che tra le nuvole c'è una volta un volto giovane, un altro lampo, un volto decisamente più grande, di una donna più grande, un altro lampo, una donna anziana. E mo so cazzi tu. Dove pensi di andare? Allora, qui mi guardo un attimo intorno. Una volta constatato per forza, presumo essere tela adesso, mi guardo un attimo intorno se la situazione è uguale a quella del primo episodio. Cioè, quindi se sono nello stesso... La situazione è sempre la stessa. Dietro di te c'è ancora la colonna grondante di sangue. E ai tuoi lati gli stessi lupi. Il mondo è grande, figliuolo. Io continuo a guardarla per il momento, cioè non dico una parola. Guardo semplicemente nella direzione dei volti, o meno dove credo essere i volti, poi. A seconda dei lati. Dove andrai? Insieme agli altri, almeno per ora. Le strade degli altri si stanno dividendo. Devi decidere. Quindi questo gruppo di scampati di casa si dovrà separare. Sceglierò al momento dove e chi seguire. Non stai diffidando abbastanza del tuo sangue. Non ti rendi conto? Questo è in silenzio ancora. Te
Tre occhi non sono mai sufficienti per sapere, per capire. Cosa intendi? Non ho capito che cosa ha detto, sei allagato oppure... Oddio mio, che... Ok, no, ha detto oddio mio, ok. Allora, uno, due, tre. No, sentire ti sentiamo, ma la sto laggando da... Ecco, non si sente. Niente, oggi deve andare così. Oggi... Ok, semplicemente gli chiedo... Ok, quando dice tre occhi non sono sufficienti, gli chiedo... Chi di voi mi ha donato quest'occhio? E perché? L'occhio è tuo. Un altro lampo. L'occhio è suo. Un altro lampo. L'occhio è di tutti quelli come te. Fai le domande sbagliate, ali di cielo. Le nuvole, e allora come se venissero risucchiate, per un attimo vedi il cielo che diventa terso, con solo una singola figura al centro. E finalmente non c'è più una voce echeggiante. Fai le domande alla persona sbagliata. E con questo ti svegli. Allora, io qua esco dalla senza dire effettivamente né una parola né nulla, ho bisogno d'aria, come Silvius poco prima. Questa si fuoco? Oh no. Stasera non è... Ci sono? Non ci sono? Ci sei? Ci sono? Non ci sono? Ok, il fuoco è tornato. Che palle. Quando dice che palle si sente. Appunto. Normale, Twitch. Incredibile. Quello che importa è che non finisco in bestemmie. No, credo. Porca. Meglio di là. Che se no poi alla Brai viene temena. O tela in questo caso. Però. Seconda. O infine, o a sto punto anche Cernunnos. Ah, Cernunnos. Tutti li sto incontrando. Comunque, ripeto, nel caso... Esco dalla stanza, ok? Devo... Ok. Esci dalla stanza? Esci dalla stanza. No, vai, tranquillo. Vai, non ti preoccupare. Vai. Allora, esco dalla stanza, ho essenzialmente bisogno soltanto di una boccata d'aria fresca anch'io, come Silvius poc'anzi, per cercare di rimettere un attimo in ordine i pensieri. Sta diventando un casino questa situazione. Lo fai? E Crispino, tu hai passato una notte perfetta, ti sei sognata lì la Foggy Light, ti sei... perché se la sorella è così magari lei potrebbe essere... Wow, cioè, chissà che grande stragnocca che potrebbe essere, prenderò fiera mia madre, robe del genere. Veramente orgogliosa. E ti svegli
E senti un pochettino di movimento. Sicuramente Caino è appena uscito dalla sua stanza e si è diretto verso il piano superiore. Lo vedo, cioè riesco a intercettarlo, sono proprio a letto, quindi non... Riesci a... Riesci a vederlo, che se ne sta andando. Lo vedo che è un po' sulle sue. Sì, puoi capirlo tranquillamente che o è sulle sue o semplicemente è appena sveglio e ha bisogno di un caffè. Va dritto. Passo veloce. Stai proprio andando, Keino? In realtà no, tanto presumo che la stanza sia quasi vuota o comunque o vuota direttamente, quindi sto andando anche abbastanza piano. È presto? Se è presto vorrei fare una cosa. Ok, sì. Più o meno okay, siamo alle 7 del mattino. Allora... Lo vedo, però per ora lo lascio stare, tanto tra poco è colazione, quindi ci rincontriamo. Se c'è qualcosa, lo sentirei. E visto che stavo pensando alla mia futura moglie, vado a cercare in giro le fatine, o comunque vorrei capire dove stanno. Se ci sono ancora, hanno detto che passavano nei corridoi. Ok, tu guardi in giro, e in quel momento, immagino... Si apre la porta di Calypso. Sì. Come si apre proprio? Dimmelo tu, Calypso. Vali. Quindi vedi Calypso con una fatina in mano, tenuta così. E la e la fatina che continua a fare... E Calypso con delle occhiaie un bel po' evidenti. Calypso. È una persona che palesemente non ha dormito tutta la notte e è una faccia incazzatissima. Ma cosa succede? Ma è la fatina dell'altra volta di ieri? Io queste fatine le odio. Tieni, Calypso. La lancio tipo a Crespino per allontanarla. Mio. Scusa, non so cosa è successo. Allora, praticamente la riesci a prendere praticamente... se tu sei grande così, la fatina è grande così. Quindi praticamente la prendi come così. È grande così. Quanto la tua faccia. Oh. Ciao. Wow. È ancora incazzatissima, credo, no? Sarà lì. Cioè, tu l'hai presa di... lei è di spalle rispetto a te. Sta continuando a fare così a Calypso. Sarà che non... a notte fonda nella mia camera. Non capisco che cazzo vuole da me. Non capisco che cazzo vuole da me. È venuta a disturbarmi. Per nessun valido ragione. E ora sta facendo così. Cosa hai fatto? E Calypso se ne va. Okay. Nel momento di silenzio di Calypso in cui parlava Crispino, per me è canonico, cioè gli viene tic nervoso al sopracciglio, tipo, quindi... Sì, palese. Diavolo. Scusa, prima di tutto, piacere, Crispino, tuo futuro... ci rivedremo, sono sicuro. Non prende la mano. Che carattere... Vuoi venire a mangiare con noi? Gira lentamente la faccia. Cioè, uno di noi è molto bravo con i soldi, quindi ti compra qualcosa che ti piace. Aaron ha ragione, i soldi fanno tutto. Un idiota. Il secondo nome faceva Milena, allora, comunque ti vorrei dire, è un'abitudine che fate entrare nelle stanze senza permesso? Fammi un cenno con la testa. Ma allora sei tu. Vabbè, andiamo dagli altri.
Cerchiamo. Comincia a scuoterti il dito davanti alla faccia. Oddio, mentre continua a tintinare. Assomiglia a mia madre. Indica pure Calypso, che se n'è andata. Calypso è un po' difficile, ma in realtà è buonissima. È una carissima amica. Vedrà che ci andrai d'accordo, forse. Però sii più comprensiva, meno questo. Più questo, esatto. Non questo. Intanto ci abbiamo, perché sennò questa qui. Ovviamente lei continua a gesticolare arrabbiatissima. E nel frattempo, Umbris, mio caro, la tua nottata è stata paradisiaca. Non hai avuto nemmeno un incubo. Cosa strana. Molto strano. La cosa preoccupa. Soprattutto perché non è una porta. Quindi fatti il casino fuori. C'è un telo. Oh no, no, ecco, però sotto attacco. Però sono sott'acqua, quindi non senti rumori. Sono tipo, come cazzo ho fatto a dormire se non ho una cazzo di porta? Sei ancora nudo? Io dormo sempre nudo. Perfetto. Sarebbe stato carino iettare una fatina dentro la tua stanza, ma non l'ho fatto. Beh, spuntino. Dove Apo non può, Umbris può. Perché non è un problema di Calypso, poi... Umbris, c'è un grande casino fuori dalla tua stanza. Senti dei passi. Il fatto che ci sia un telo al posto della tua porta non aiuta. No, anche perché io sento benissimo le vibrazioni. Perché non senti rumori, ma cazzo di vibrazioni le sento tutte. Senti passi. Senti le vibrazioni di qualche voce di fatina che fa degli zoccoli. Poi pensi di sentire anche, non lo so, sembra il flirt maldestro di un folletto. Non capisci bene. Silvius è orgoglioso di te. In realtà non probabilmente è solamente lo stomaco di Milena. Milena non c'è, quindi sicuramente non c'è. No, no, l'ha sentito dal bellagio. Oh no, cazzo, vero, l'acqua vibra tutta quanta. Oh no. Troppi rumori tutti insieme. Esco mega incazzato, perché se mi ero svegliata bene ma senti rumori, porca puttana. Esco, dillo. Mi vesto. Fallo. No, non lo faccio. Cazzo. No, esco, mi vesto, apro la tenda, vedo chi c'è fuori. Vedi Crispino che cerca di... che sta andando verso la taverna con Lily. Calypso un pochettino più avanti che sale le scalette. Ok. Con un tono di voce leggermente alto. La prossima volta, per favore, meno vibrazioni, grazie. E Calypso sbatte la porta. Ma andiamo. Senti solo il rumore. Ma andiamo da Arwan, che invece, come al solito, ha passato Pasha. Una nottata da Pasha. Milena è già sveglia quando Arwan si ridesta dalla sua siesta, ma non è assolutamente rilassata. Che succede, Milena? Hai delle chiamate? È no. da circa le 6 che suona. Io non ho risposto, ma una penso cosa, che se succede prendo il telefono, puoi svegliarmi, non preoccuparti, e rispondo alle chiamate senza neanche vedere chi sono. Ok, la prima chiamata è da parte di Eloise. Chiamo. Dove sei?
In hotel, al momento ancora qui. Non va bene, William. Quale parte delle tante? La serpe è morta. Oh no. L'hanno trovata stamattina nella sua biblioteca in India. Ah, ah, ah. Era una naga millenaria. Ok. Noi qui stiamo facendo il possibile, sai com'è, di certo abbiamo... Non scoperto... sono venuta qui a lamentarmi, sono venuta qui per... Ti prego, dimmi che avete qualcosa in più, se non una divinità che vuole o che non vuole tornare, perché qui la situazione è tragica. Io te l'ho detto, ti ho aggiornata, l'unica cosa che abbiamo è che per me probabilmente sono i sirenidi per il momento, ma non ne sono sicuro al 100%. Ah, però... ci ha detto la lucertola che forse uno dei suoi discendenti è invischiato nella faccenda. Dovrei sentire Agat, che è andata a parlare anche con il nostro amico Drago. Con Tan Long? Sì. Non te l'ho detto che è lui che sta facendo questi medaglioni? Oh no. Hai detto ad Agat? L'hai detto ad Agat? E che l'ho detto ad Agat? Ok. Avverti i due candidati del concilio che probabilmente ci sarà posto per entrambi. Ottimo. No, non è ottimo! Ok, va bene, però qualcosa devo pure fare. Se le cose non me le dice. Cosa ti aspettavi che facesse il boia? Interrogare prima di tagliare la testa, onestamente? Oh, interrogare l'avrà fatto sicuramente. Sì, ma più di 5 minuti. E poi non è passato nemmeno... Cioè, guardo l'orologio, era sera. Non sono passate nemmeno 5 ore. Doveva ancora arrivarci in Cina. Forse non c'è nemmeno già arrivata. Prega che non ci sia già arrivata. Ti chiudo la chiamata. Ok. Le altre? Cioè, perché ad Arwen in questo momento... Cioè, ok, sta morendo gente di cui non me ne frega niente. Va bene, ok. Io più di questo non posso fare. Scialla. Scialla, tranquilla. L'altra è un numero sconosciuto. Chiamo. Hello. È una voce che di certo non è Nerin, ma la conosci. È Ruth. Ho chiuso. Ho chiuso la chiamata. Come hai chiuso la chiamata? Ha sentito la voce di Ruth. Le ho chiuso in faccia. Dopo c'è qualche altra chiamata prima di quella? Non ci sono altre chiamate. Ok, perfetto, vado a fare colazione tranquillamente. Ti arriva un messaggio. No. Maleducato, ti aspetto all'uscita dell'hotel. La mia risposta è: mi hai fatto saltare in aria una pipa, hai provato a farmi pagare più del necessario, te lo sei meritato. Addio Bellagio. Addio Bellagio. Addio Bellagio. Rimane solo la stanza sottoterra del narratore. Vabbè, ti arriva un altro messaggio. Vabbè, ti volevo avvertire di una bomba sporca al di sotto del Bellagio, ma se visto che... Non io, fai. Io le mando un messaggio. Oh beh, volevo offrirti la colazione al Bellagio, ma visto che lo vuoi far saltare in aria,
ti far corrompere, non ti far corrompere. Non so se il Pelagio non se la può permettere. Ma forse lo trovo il tempo per un caffè e per il dessert e per disinnescare una bomba. E ti manda quest'ultimo, la faccina del gatto che fa il ghigno. Io vado a fare colazione. Lui va a fare colazione. Ti trovi Ruth seduta ad uno dei tavoli. Tranquillamente, le sue code non si vedono. Però tutti la guardano male perché è un pugno in un occhio, è in vestita troppo casual. Ed è troppo spettinata per essere una cliente del Bellagio. Io proprio tanto sono sceso in... come mezzo fatato con il, le orecchie coperte, quindi il plaso là. Che c'è? Un uccellino mi ha detto che un certo lucertolone è morto. Quindi? Sì. Oh, quindi non vuoi tornare strisciando da me? Assolutamente no. Oh... peccato. Perché sai qual è il problema? Posso sempre imparare da solo. Imparare da solo? Voglio proprio vedere. Vabbè, posso sempre andare a lavorare per la cara ghigliottina. Ok. Vabbè, è stato un discutibilissimo piacere. Ah, quindi non vuoi la colazione? Oh, vabbè. No, non voglio debiti. No. Per qualcosa di... per così poco. Vabbè, ok. L'amore per una chezzone passa attraverso il suo stomaco, dopo tutto. E io sono già occupata, quindi ciao! Ah, sì, effettivamente l'abbiamo incontrato, sì. Si ferma. E vedi che si gira lentamente verso di te. Aia. Oh no. Avete incontrato chi? Oh, un tipo che stava nel SUV vicino al tuo alloggio. Ah, sì, un barbone. Inclino la testa come per dire: lo sai, è vero che mento probabilmente da più tempo di te, lo faccio meglio. Io mento per lavoro. Io mento per vivere. La tua espressione mi dice che non te la stai bevendo, vero? Ok, si risiede. Allora, parliamo un pochettino più chiaro. Mettiamo le carte in tavola per dire: se provi ad avvicinarti a lui, io ti ammazzo. Se provi a dire una sola parola su di lui, io ti ammazzo. Se provi a ricattarmi, io ti ammazzo. In realtà non volevo raccattarti, volevo dire che se nel caso non lo sapessero non avevo detto niente né a tua madre né a tua sorella, ma ok. Oh, non devo preoccuparmi di mia madre e di mia sorella. Mi devo preoccupare di quelli come te. Quelli e quelli come te sono molto buoni da mangiare in alcune parti. In alcune parti. Dovuto a tu abbia mai provato. Che te lo dice? Ho 9000, ho 900 anni circa. Ho avuto molto, molto tempo. E tanto tempo libero per dissezionarvi. Siete molto interessanti. Non credo che tu possa chiedere a tua madre se effettivamente è vero, però penso che ti dirà di no. Comunque,
su questo argomento dirò una sola altra cosa, se me lo permetti. Ti conviene fare attenzione alla capra, anche c'era già una cosa simile a Londra e ha fatto casini anche lì, quindi... Un'altra capra? Peggio. Era una cosa simile al puro segretino. Parla più chiaro, io ho parlato chiaro. Diciamo che un'altra persona aveva un'altra persona di cui non voleva far sapere. In questo caso non voleva far sapere di questo mondo a nessuno e è andato e gli ha spiattellato tutto in faccia. Oh, ma il mio amore sa esattamente qual è il mio mondo. No, sì, sì, intendevo, fai attenzione alla capra. Ah. Vabbè, ho i miei metodi. Io non ne so niente. Bene. Meglio così. Comunque sia, la mia onesta offerta già la sai. La mia manodopera costa. Io te l'ho detto. Tutti i tuoi esperimenti metto i materiali. Ti dice che non c'abbiamo già i materiali. Per quelli di adesso, ma per i futuri? O chi me li può dare? In ogni caso, non ti sconsiglio le oroste che non sono freschissime oggi. Sì. E si alza e stavolta se ne va via senza mai voltarsi. Ok. Bye bye. E finalmente, caro il nostro Silvius, ti svegli con la faccia pressata su una scrivania, con la bavetta. Tipo... Buongiorno, buongiorno! Buongiorno. Ok. E la voce del narratore ti rimbomba nelle orecchie e sai, senti di avere un mal di testa. Non è il male più grande che ho avuto in queste ultime 24 ore, quindi ci passerò sopra con un bel caffè e andrò tutto via. Tipo, metto le mani sulla scrivania, mi tiro su, mi pulisco la bava. Allora. Io è tutta la notte che ti sto dicendo come funziona quel libro, ok? Mi puoi... almeno dare un'informazione utile ai nostri scopi, ai miei, a quelli delle persone che sono venute qui ieri mattina. Non lo so, non voglio un indizio perché sarebbe troppo facile, magari un qualcosa che possa collegare tutte le discussioni che abbiamo fatto e che ti ho dato io da quel libro. Mi sembra quantomeno una richiesta equa. Tu vuoi un collegamento da me? Mio caro ragazzo, io cerco di fare collegamenti da tutta quanto un'eternità. Sì, e hai bisogno di una capra stupida del Michigan per farti tradurre un libro che hai qui da quanto? Un secolo? Due secoli? Ehi, ehi! Piano con le parole, sono un semplice essere umano io. Non più. Certe cose non si possono cambiare. Però ieri ci parlavi di voi mi date informazioni, io mi do informazioni, è già finita per
quell'epoca. Ok, dimmi qual è l'informazione che vorresti, se ce l'ho. È morto. È morto, ragazzi, così. È così. No, niente, è tornato. È tornato, mannaggia, niente, niente meme. Ho perso lo skin. Ok, non mi sai dire niente su questo tizio. Collegamento a Cernunnos c'ero arrivato. Mi puoi dare qualche informazione in più? Tipo, ti ricorda qualcosa che potresti aver visto in altri libri, altre persone? Altri... tutti successi. Beh, fammi guardare di nuovo il suo ritratto. Glielo ma penso sia rimasto sulla scrivania, perché lì mi sono addormentato. Non l'ho mai visto. Non è un tipo che viene da queste parti, o almeno che si fa notare. Il che è abbastanza strano. Ah, un'altra cosa, Sunny. Al lato, visto che io avevo solo la matita che scrive di nero, c'è tutti i colori, quindi tipo occhi di questo colore, capelli di questo colore, giacca di questo colore, quindi c'è tutta la lista di colori associati alle varie cose. Quindi tipo c'è la leggenda accanto. Sì. No, no, non mi dice assolutamente niente. Ok. Leggende su la fossa delle Marianne, su Silver Pit e sul il triangolo delle Bermuda. Qualsiasi informazione tu abbia che non sia facilmente reperibile, ben accetta. Fossa delle Marianne, Silver Pit. Beh, su due piedi non posso darti niente di concreto, ma fammi fare una ricerca tra un paio di giorni, potrei avere qualcosa. Con permesso, vado a fare una chiamata. Torno subito. Vado su e vorrei chiamare Caino. Ok, lo chiami. Che c'è adesso? Uno, buongiorno. Due, ho fatto la stessa cosa che ho fatto col medaglione. E sul libro. E sei tornato dal narratore? Sì, sono tornato dal narratore. Scusate se non ve l'ho detto okay. Ieri. Non avevo voglia di parlare. Ok, va bene. Quel libro apparteneva a un elfo e che aveva il simbolo di Cernunnos appuntato su una spilla al petto. Ok, va bene. Qualcos'altro? Per ora farò tornare Bonnie o Barbara dal narratore fra un paio di giorni, o ci andrò io per sapere se ha qualcosa. Dubito che avremo un paio di giorni. Noi stiamo per partire stamattina verso New York. E con noi intendo che non è contemplato che io rimanga qua, vero? Non sembra. Ok, fammi finire le chiamate e vi raggiungo alla locanda in tempo 5 minuti. Devo dire al narratore che manderò probabilmente qualcuno. E... perfetto. Tanto Arwen ancora non si è fatto vivo. Anzi, poi dopo provo a chiamarlo anch'io. A tra poco. Bye. E chiamo
Barbara. Che prima di Bonnie, so che Bonnie non lo sopporta quel posto, quindi prima voglio provare a chiamare Barbara. Ok. Pronto? Ciao tesoro, sono Silvius. Scusa se non mi sono fatto sentire. Oh beh, Bonnie ha detto che saresti stato via per un po'. In realtà cosa è successo? Avete litigato? No, no, incontri familiari per lei e per me. Non, diciamo che gliela parafraso e gli dico: abbiamo deciso di non invischiarsi nei problemi familiari altrui e quindi ci siamo separati. Spero che non ce l'abbia con me. Io ero solo... Senti una rapida... un rapido scambio di parole fuori dalla cornetta e poi torna a parlare. Ok, quindi... Allora, quei ragazzi che vi hanno salvato dall'attacco dei cani hanno detto che devono partire per New York e che devo andare anch'io, a quanto pare, non ho capito perché. E io sono qui dal narratore, da Stenna, non so se è presente. Dal narratore? Sì, oh! E avrei bisogno di un favore. Lui mi troverà delle informazioni in un paio di giorni. Io ti posso chiedere il favore di recuperarle per me, visto che io non sarò qua. Ti scoccia, per favore? Nessun problema. In ogni caso, New York penso che sia zona di Amanda e Kimberly. Se ti capita di vederle, magari puoi chiedere aiuto a loro. Fai buon viaggio tesoro e cerca di stare fuori dai guai. A te forse manca la parte che il vostro capo mi ha tirato una sberla e ne porto il segno sulla faccia. Sì. La mamma ti ha dato una sberla? No, il capo del tuo capo, proprio lui. Non ti capisco, ma in ogni caso fai buon viaggio e cerca di non bere troppo di primo mattino, tesoro. No, non ho bevuto. Click. È ubriaco. Torno giù, avverto il narratore e poi cioè gli dico che verrà una delle code del nord. Mm-hmm. Che okay. Gli farà il mio nome. Quando te ne vai, l'unica cosa che ti dice è: stai attento come vai avanti con la tua vita, comunque. Potresti finire come me. Almeno tu sei circondato da ispirazioni, da libri, da... quello che un artista potrebbe desiderare. Ah sì, le piccole gioie dell'essere morti. Farei volentieri a cambio con te. Anche io avrei fatto a cambio con me. In ogni caso, tante care cose. Alla prossima. Mi avvicino a Stan, se c'è gli do un altro pattino perché gli si prende il pat-pat. Si prende il pat-pat. E vado alla locanda. Ok, dove vi volete radunare? Credo dentro. Alla locanda a questo punto. Sì. Mangiando. Ok, la locanda è semideserta in ogni caso, quindi non avete grossi problemi a sedervi, fare colazione. Io faccio solo una cosa, metto il disegno che ho fatto sul tavolo.
e Crespino. Ma questo sarà materiale per la prossima. Sì. Tu riconosci, tu riconosci quella faccia, ma questa è una cosa che scopriremo nella prossima puntata. Signori, grazie per essere rimasti con noi fino alla fine. Noi andiamo a dormire perché c'è qualcuno che secondo me sta per crollare. E alla prossima con l'ultima puntata di stagione. Aspetta, no, questo è l'undicesimo. No, in realtà è 12, 13. Sì. Sì. No, no. Dipende da quanto lenti andiamo e quante volte in quanti. Vabbè, al massimo 13 puntate al massimo. Quindi siamo alla, potrebbe essere la penultima, potrebbe essere la seconda. Bella. Quindi grazie. Buonanotte, buone botte. Ricordate come sempre, i bombi salvano il mondo mangiando la foglia, ma Bonnie vi secca prima. Sì. See ya!